Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sveglia prestissimo perché devo andare a fare una visita. Ma il fatto è che oggi rivedo i miei genitori dopo 25 giorni. Sono stata in Sicilia, quindi non li ho visti veramente per un sacco di tempo. Ma finalmente oggi è arrivato il momento di rivederli. La visita che devo andare a fare non è che la devo fare solo io, la deve fare mia mamma, mio papà e pure mio fratello, c'è cioè una visita di famiglia. Adesso direi che è arrivato il momento di andarmi a truccare perché sono conciatissima, a parte che sono bianca. Cafferino. Così posso iniziare la mia giornata. Ciao amore mio, buongiorno. Ma tutti questi rotoloni? Mamma mia. Basta, vado a prepararmi perché Chloe è una grande distrazione, non potete capire. Ogni volta che sono in ritardo lei mi guarda con gli occhioni e io come faccio a non accarezzarla? Infatti è colpa sua se faccio sempre ritardo. Non potete capire che schifo che fa questo dentifricio. Ma io non ci credo. Cioè, eravamo a fare la spesa, io ho detto a Franci, amore, prendi il dentifricio. Ma è quello salato, salatissimo. Bando alle ciance, inizio subito a truccarmi, ma prima mi cambio perché sono ancora in pigiama. Arrivo. Mi sono cambiata, ho messo questa camicetta, guardate che carina. Non la metto mai perché secondo me questi colori non mi stanno bene addosso, però beh dai, oggi la metto. Ci sta almeno su una bella coperta. Sotto però ho dovuto mettere una canotta perché forse è un po' scollata, ma non so se levarla, devo un attimo vedere, per ora rimango così. Comunque iniziamo a truccarci perché sono già le 10:20 e alle 11 meno un quarto i miei genitori sono qua sotto, non posso farli aspettare. Fondotinta. E iniziamo. No, sporcato tutto, mi si è incastrata l'unghia dentro l'ombretto e non ci credo. Sono prontata, tra l'altro mi ha appena scritto mia mamma, sentite. Vale, noi stiamo uscendo adesso da casa. Ok, ciao. Com'è possibile che state uscendo adesso? Vabbè, io quando voglio entrare ci sono. Poi sono 10:35, adesso che posso scendere in macchina. Dai, via. Capito, mamma, ok, dai, porto al volo Chloe, bacio. Niente raga, i miei genitori stanno arrivando, finalmente li rivedo dopo 25 giorni. Che voi mi chiederete, ma Vale, ma l'hai già fatto un video del genere? Lo so, ma i miei genitori partono sempre, sono sempre in giro, adesso si sono fatti tutto settembre in Sicilia. Portiamo giù la fessacchiotta. Ma amore, andiamo? Eccoci giù. Stiamo facendo la passeggiata, ma mi sa che i miei genitori arriveranno tipo tra pochissimo. Infatti giro corto per Chloe e poi al parco la porterò questo pomeriggio. Andiamo a vedere se ci sono i tuoi amici, dai. Ogni volta che entriamo in questa via le dico così perché ci sono due case in cui ci sono dei cani bellissimi. Eccolo! Ciao amore! Ciao! Ciao amore! Chloe? Ciao amore mio! Dai, andiamo! Ciao! Comunque avviamoci subito verso casa perché secondo me i miei genitori sono arrivati e ho lasciato il telefono su. Appena tornata a casa i miei genitori sono già giù, quindi corriamo perché siamo in ritardo per la visita. Ciao amore, bella brava. Ciao Chloe. Andiamo. Ciao mamma, allora ciao ciao. papone.
Tutto bene? Sentito la nostra mancanza? Tantissimo, eh? Tantissimo. Ma voi partite sempre, cioè. Vabbè, scusa, eh. Allora come andate in Sicilia? Bene, bene, bello, 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 bello. Com'è che sei andata al parrucchiere? Mi sono... Non è vero, è una cavolata, vero? Allora come andate in Sicilia? Bene, bene. In nave siamo andati. Dai, papà! Anch'io qua ho fatto la vacanza dalla mia, dal mio, dalla mia sala, avevo una vista mare che... Mamma ah, sì? Mia. Sì, sì. Qua, quindi oggi... Sala? Sì. Eh sì, eh. Quindi oggi visita di famiglia. Esatto, tutti insieme, appassionatamente. Ma deve arrivare pure Luca. Certo, ha mandato il messaggio che sta preparando, sta arrivando. Ma secondo te sarà in ritardo? Secondo me sì, perché se è ancora a casa sua è in ritardo, sì. Eh. Beh, io solo grazie a voi che sono in orario. Ah, se no eri anche tu in ritardo. Loro ragazzi sono girati tutta la Sicilia, ma già l'anno scorso erano andati, si sono trovati benissimo. Quest'anno però il tempo è stato meno bello, eh? Lo so. Un po' più freddo, pioggia, nuvole, insomma. Beh, c'è da dire che siamo a settembre. Ma anche l'anno scorso. L'anno scorso siamo andati nello stesso periodo, gli stessi giorni. E faceva più caldo. Ed è stato bellissimo, proprio bello, bello il tempo, eh. Però vabbè, abbiamo comunque visto tutto quello che volevamo vedere. Sì, tutto. L'anno scorso, ma quest'anno non avete visto templi e cose, vero? No, no, abbiamo visto scorso. Perché nella Sicilia orientale non ci sono. Però abbiamo visto tutti i teatri, gli anfiteatri greco-romani, bellissimo. Taormina, a Catania, il teatro greco di Catania. E abbiamo pure incontrato un Siracusa. Nostro fan che ci segue da tantissimi anni, ovvero Dario. Ciao Dario! Ah sì, sì. L'anno scorso avevano incontrato Antonino. Ma anche quest'anno dovevamo vederlo al ritorno, solo che lui lavorava. Cavolo, che peccato. Per cui non è stato possibile, ma l'avremmo visto forse una mezz'oretta al ritorno, okay. Quando dovevamo riprendere comunque il traghetto per tornare a casa, capito? Capito. Che bello, quindi la famiglia è riunita quasi. Sì, dai. Quasi, quindi ci vediamo dopo perché beccheremo anche Luca. E certo. Piacere, piacere Valentina. Oh, guardate che belli i miei genitori, amori. In tutto ciò dov'è Luca? E Luca ha detto si faceva trovare direttamente all'ospedale. Luca, secondo Luca me sei in ritardo. Luca rispondi. Luca rispondi. Luca rispondi. Quando Luca non risponde sul telefono iniziamo a scrivere. Luca rispondi, Luca rispondi, anzi anche con gli audio. Luca rispondi, Luca rispondi. Comunque, in questo punto è pieno di scoiattoli, pieno. Guardate. Eccolo qua. Eccolo, ciao amore. Oddio, ma non è che mi attacca? No amore, non ho niente. Non c'ho niente. Ti passa a dare un euro. Poverino, ma perché qui mi sa che le persone, infatti gli danno da mangiare. Ci siamo dimenticati, di solito portiamo qualcosa. Ma già sono abituati sul vostro balcone che arrivano. Papà, tipo due amici scoiattoli. Perché non mi vengono a trovare? Ma sono entrati anche in casa, Te credo, siete partiti per questo che non vengono più a trovarvi. Avranno detto, ma questi dove sono finiti? Io ho lasciato un fogliettino con scritto... Torno presto. Chiuso per ferie. Chiuso per ferie. Sfigato. Qualcuno è arrivato in ritardo. Ciao amore. Ciao amore mio. E la famiglia è avete al completo. I pantaloni dello stesso colore. No, non ci credo. Ma guardateli. Ma perché dobbiamo aspettare? Noi andiamo nella macchinetta automatica. Amore, non esistono ancora queste cose, purtroppo. No, ma c'è qua. Solo che devi fare l'accettazione. E quindi che cosa cambia? Le prepagamenti. Dai amore, scappiamo, dammi una mano. Andiamo. Famiglia! Ce l'abbiamo fatta! Adesso si può andare a fare la visita. Quanto è bello stare tutti insieme. Mamma. Bello. Bellissimo. Cado. Adesso però è arrivato il momento della visita. Velocemente perché siamo in ritardo. Siamo in ritardissimo. Io sono il 5 di gli uomini della famiglia. Tutti e due al telefono. Io ho il 3D. Rompiamo un po' le scatole a Luca. Ah. È l'unica mascherina che sono riuscita a trovare. Non puoi stare al telefono. Non ci vediamo da tanto. Bravo. Sull'attenzione. Sgridato. Ciao papà. È tardissimo. Stiamo attendendo un sacco di tempo.
Famiglia, Luca, no, papà. Che sbatti. Uffa. Siamo qui da stamattina alle 5. Visita fatta, andato tutto bene. Adesso c'è dentro tutte Luca. Tutte promosse. Esatto. No, noi due promosse. Raffaele e Luca devono ancora farlo. Esatto, papà. Niente, Luca è dentro, quindi non lo salutiamo perché la mamma vuole andare via. Sì, noi abbiamo la mia macchina, il papà accompagna Luca. E niente, quindi ci dobbiamo salutare papà. Ciao, ciao Valentina. Ciao. Vabbè, ci vediamo stasera per ci cena. Stasera. Sì, infatti. Dove? A casa vostra a mangiare. Le foglie che cadono, finita l'estate. Mamma. Sì, mamma, tu non puoi lamentare, siete appena tornati dalla Sicilia. Cioè, mamma si lamenta che è finita l'estate. E che estate? A me piace l'estate, il caldo. Anche a me, mamma. Adesso vedi, ti devi mettere addosso mille cose, d'inverno si muore dal freddo. Lo so. Domani pensa che vado in montagna, al gelo, al freddo. Portati i calzettoni. Sì, sì. Niente, quindi abbiamo abbandonato Luca e il papà lì, che devono fare la visita. Io adesso vado a casa, mi porta mamma e poi ci vediamo questa sera, che andiamo da loro a cena. Certo. Cosa hai fatto? Porca vacca. Hai toccato. Con la telecamera ho tirato una botta. Ci vediamo questa sera che andiamo a mangiare da mamma e papà. Mua, ciao. Ciao. Buonasera raga, sono le... Alexa, che ore sono? Sono le 7.56 di sera. Ma non hai parlato molto bene, comunque sono sicura che adesso anche il vostro Alexa avrà parlato, sicuro. Muore? Sì. Ma sei ancora in mutande? Ma è tardissimo, sono le 8. No, raga, non ci credo. Sto cercando i pantaloni. Dai. E poi dite che siamo noi donne che facciamo ritardo. Sì, sempre tu in ritardo. Ma. Io invece fino ad adesso ho montato il video, l'ho praticamente finito. E niente, adesso andiamo dai miei genitori. Però la cucciolotta oggi rimane a casa. Come sto? Ho messo questi stivaletti, solo che boh, non so se mettermi le scarpe da tennis o questi. Siamo in macchina, ci stiamo dirigendo verso casa di mamma e papà. Ci sono pure Luca e Marta. Andiamo. Ma guarda che non vedo ancora la macchina di Luca, eh. Secondo me non sono ancora arrivati. Chi è che è ancora una volta in ritardo? Tu Luca ha spiegato. Ciao. Io? Sì, aperto. Scherzavo raga, mi sono dimenticata che Luca non è con la sua macchina, ma con un'altra, quindi vuol dire che sono già arrivati, oddio. Siamo in ritardo, colpa di... No amore, dillo questa volta. Sì, solo questa volta. Guarda che sono bianchissima. No, tutte le ultime volte sei tu in ritardo, quindi... Questa è la mamma, lei lo sa. Ciao mamma, buonasera. No, non mi sono assolutata per mezzo, ciao. Ciao, ci siamo messi stamattina. Ma vedi che Luca non c'è ancora? Ma tu mi hai detto che hai visto la macchina? Sembra la macchina. Papà? È andato a prendere Luca. Ah, è vero che l'altra macchina ha problemi. Oddio, è vero. Vediamo. Wow, che belli questi piatti colorati, mamma. Cosa sono queste? Cipolle? Cipolle rosse. Che a me non piacciono. A te non piacciono, ma le fate per Franci. Oh, che carina, mamma. Hai sentito, Franci? Adesso me le mando tutte quante. Ecco. Eccolo. Ma quanto mi manca a casa mia. Oddio, andiamo a vedere camera. Ecco. Ogni volta devo andare. Stavo cadendo. Si aggiunge la stanza, un bagno. Oh, ecco la mia cameretta, come mi manca. Oddio, aiuto! Mi sono incastrata! Aiuto! Ma io ogni volta che ero qua a casa non è che mamma mi impigliavo. Oppure a volte, raga, oddio che ridere. A volte mi si incastrava invece la manica all'interno della maniglia, quindi camminavo e facevo tipo così. Questo è nuovo, nuovo acquisto. E qui ci sono tutte le robe di papà. Ma ancora non ha messo una foto mia? C'ha la foto con Luca qui. Io sono gelosa. Eccolo. Ciao amore. Ciao Vale, come stai? Ti ho dato dello sfigato perché sei arrivato tardi. Vabbè.
Anche Franci oggi ha fatto ritardo. Ma sono sprovvisto di macchine. Ciao mamma, ciao Marta. Ciao amore. Orecchiette con i broccoli, i broccoletti. Buona mamma. Cosa hai fatto di secondo? Purenne. Ah, buono. Vale, come hai fatto? Che cosa? Allora, chiedo a tua madre. Tina, per capire quanto mangiare, no? Perché lei... Vabbè, mi chiedo, Tina, cosa hai fatto di secondo? E lei mi risponde, purenne. Ah, buono, allora buono. Famiglia, basta, buono. E Luca, no, no, quello è solo un contorno del secondo. Mi giro e gli dico, ma è un contorno del secondo? Pure. Pure. Mamma, che cos'è che abbiamo qui? La pizzaiola? Sì. Wow, fa vedere un po' la carne. E niente, si sta ancora cuocendo, perché è ancora cruda. Buono. Sono bistecche di vitello fatte alla pizzaiola. Buonissimo. Qui invece purè. Purè, sì, lo so, si vede. Buono. Però sono un po' sazia, mi sa che io mangio soltanto. Senti Luca. Ciao Queen. Metto lo zoom perché ho paura di lei. Amelie, vieni. Ciao patata. Sì. Ciao amore mio. Sì. Sì, bellissima. Sì. Assaggiamo la pizzaiola. Ma la reflex che hai non usi più? No. No. Cibo da mamma? No, no, perché certo, l'ho preso tutto io. Dai, scemo. Questo perché lui ancora dice che le mie polpette non sono buone. No, sono buone tutte e due. No. Sia quelle pugliesi che quelle che non le avrei. Sono pugliesi le tue, le pugliesi sono col pane. Mamma, mamma, mamma. Marta insulta le tue polpette. No, io dico che le polpette vanno fatte col pane dentro, Tina. Dille, ah mamma, dille che sono due modi diversi. Ma sì, ma si fa in tutti e due i modi. Grazie mamma. Mamma, papà, Luca mi fa il medio. Non mi interessa fare i medio. Ciao papà, bacio che io vado. Ciao mamma, grazie per la cena, tutto buonissimo. Ciao famiglia. Io ho preso pure il quadro di papà perché ho intenzione di sistemarlo e farò pure un video. Comunque io adesso vi saluto, vi mando un bacione grande grande. Saluta anche te, i nostri nemici. Un bacio grande grande e ciao!